Nel corso del 2017, un gruppo di ciriacesi che frequenta abitualmente i parchi cittadini, dopo aver appurato le pessime condizioni in cui versava il parco giochi di Vedante, ha deciso di effettuare un sopralluogo in tutti i parchi gioco della città, riscontrando diverse irregolarità. Da lì si sono uniti in un comitato cittadino e con una raccolta firme hanno chiesto delucidazioni all'amministrazione comunale, in particolare al sindaco Loredana De Vietti, sullo stato generale dei parchi gioco. Dopo aver raccolto le firme dei cittadini, il comitato l'ha consegnata in comune nell'attesa di ricevere una risposta alle domande. La tanto sospirata risposta da parte del sindaco De Vietti e dell'assessore ai lavori pubblici Aldo Buratto è giunta in questa settimana attraverso una mail inviata al comitato. Una risposta della quale il comitato non è per nulla soddisfatto, in quanto a loro detta non si è nemmeno accennato all'eliminazione delle barriere architettoniche, problema evidenziato in questo video girato dal comitato stesso una sera della scorsa estate.